Buongiorno a tutti. Stamattina ci siamo svegliati, ci siamo fatti subito un bel caffè, pagato il campeggio, sistemate le mie cose e siamo partiti. Direzione Stoccolma. Sono davvero curioso di visitare questa città tanto discussa e tanto chiacchierata in questo periodo per i suoi scontri razziali e culturali. La strada è parecchio lunga per arrivarci, però il tempo mi passa veramente veloce. Do un'occhiata alla cartina e penso, ottimo, di sicuro qua mi ci perdo come al mio solito. Invece è stato più semplice del previsto. Arrivo, parcheggio in un parcheggio sotterraneo e mi immergo subito nelle vie della città. Mi fermo a prendere un caffè in un bar dove ci sono due ragazzi italiani e ne approfitto per fare due chiacchiere per capire se realmente quello che si sente sui social network e alla televisione sia reale. E loro mi dicono che, come in tutte le cose, logicamente è molto costruito. Questa città è davvero fantastica, multirazziale, multiculturale e devo dire che mi è piaciuta veramente tanto. Dopo aver visitato la famosissima pistola legata, simbolo di Stoccolma, mi fermo in un supermercato e faccio la spesa per la cena e per passare la notte. Arrivo in questo campeggio su questo laghetto, che sembra quasi surreale confronto a Stoccolma, in quanto da una super città passiamo di nuovo alla natura. Anche Teddy oggi accusa la giornata e continua a sbadigliare per la stanchezza. Quindi ne approfitto e mi riposo anche io. Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere questo video se vi ha fatto piacere. Grazie.